1786. Siamo in Francia, Parigi. Antoine Lavoisier, dilettante di chimica, il più grande chimico della storia, laureato in legge, fa del settore delle tasse ed è anche un piccolo nobile perché suo papà aveva comperato la patente di nobiltà, ma lui fa a lobby della chimica, lavora con sua moglie e scopre una legge di risparmio, come ha fatto, se qualcuno ne ha voglia di leggere come ha fatto, lo leggi in un libro che trovi fuori, scopre quello che si chiama principio di conservazione della massa, cioè scopre che la quantità totale di materia in un sistema chiuso rimane costante, cioè scopre che non è possibile distruggere la massa. Se io ho un chilo di roba, io questo chilo di roba posso fare tutto ciò che voglio, lo brucio, lo calpesto, gli faccio gli scongiuri, gli pianto gli spilloni del voodoo, mi rimane un chilo di roba. Questa è una legge universale ed è uno dei pilastri della nostra scienza di oggi. Nulla si crea, tutto si trasforma e nulla si distrugge. Nulla si distrugge. Allora, giochiamo a fare Lavoisier. Inceneritore. Prendo una tonnellata di rifiuti, la metto nell'inceneritore. Quanto mi esce? Lo vado a misurare, quanto mi esce? È possibile farlo, proprio non da scienziato, da tecnico. Mi esce una tonnellata di fumi. Io ho già pagato il debito con Lavoisier perché una tonnellata avevo, una tonnellata ottenuto. Ma c'è di più. Mi saltano fuori da 280-300 kg di ceneri solide che lo Stato chiama inerti. Inerti che sono inerti dal punto di vista chimico, quasi inerti, ma sono estremamente attive dal punto di vista biologico, fanno venire tutte le malattie con cui ho annoiato i signori che sono andati. Poi ci sono 30 kg di ceneri volanti, molto più sottili e molto più patogeni di queste che già non scherzano. Poi ci sono 25 kg di gesso sotto forma di micro e nanopolveri e 650 kg di acque di scarico calde e sporche. Fate i conti. Da una tonnellata di rifiuti vengono fuori 2 tonnellate di roba. Perché? Ma è semplicissimo perché. Per un motivo che non vi hanno mai detto. Quando io devo bruciare una tonnellata di roba, sono costretto per motivi puramente tecnici ad aggiungere acqua, ammoniaca, carbone, metano, bicarbonato, calce, per un'altra tonnellata, che da qualche parte deve uscire. Quindi da una tonnellata di rifiuti mi escono 2 tonnellate di roba. Purtroppo la roba che mi esce è molto più tossica della roba che è entrata. Perché la roba grossolana viene tutta trasformata in roba piccina, piccina, piccina. Io stamattina con i ragazzi che c'erano facevo un esempio delle loro giacche a vento. Le loro giacche a vento portate addosso sono perfettamente innocue. Ma proviamo a prendere una giacca a vento, la mettiamo qua sopra e la bruciamo e respiriamo, quello che esce, ecco che da una cosa innocua mi esce qualcosa di estremamente tossico e infatti io non ci sto sopra col naso e scappo. Questo avviene moltiplicato all'infinito negli inceneritori. Quindi io ho raddoppiato la quantità di, con l'inceneritore ho raddoppiato la quantità di rifiuti che dovevo, mi ero proposto di trattare. Allora è chiaro che l'inceneritore non può funzionare. Ma loro mi dicono, ma noi abbiamo delle tecnologie formidabili, le best available technologies, le BAT, B-A-T, best available, migliori tecnologie disponibili. Per esempio, abbiamo dei filtri, e i filtri che fanno miracoli, fermano tutto. Allora, dobbiamo sapere una cosa. Io ho una combustione, cioè brucio, questo vale anche per le centrali biomasse, vale per tutto, eh? Tutto, tutto, sempre quando si brucia. E mi si formano delle particelle primarie, ricordate che ne avevamo parlato in origine, che si chiamano filtrabili. Filtrabili perché se io a questo livello metto un filtro, queste particelle passando attraverso il filtro vengono bloccate. Non sono tutte le particelle, sono solo le particelle più grosse, particelle più fini scappano, ma le più grosse le fermano il filtro. Ma attraverso il filtro passano anche degli atomi. Atomi che si sono separati quando io vado, sono andato a bruciare,
questi i filtri non sono certo in grado di catturare gli atomi, perché la loro porosità è qualche ordine di grandezza maggiore dell'atomo che dovrebbero fermare. Questi si chiamano, si formano le polveri, polveri primarie condensabili, su cui il filtro che è stato messo qua non ha nessun effetto. Poi ci sono le polveri secondarie, che si formano in aria 3-4 giorni dopo, su cui il filtro non può niente. Quindi il filtro è attivo sulle particelle grosse, ma solo le primarie filtrabili. Ma c'è un problema. Il problema tecnico che è che dopo circa 1,5 secondi, massimo 2 secondi, il filtro è completamente intasato. Massimo 2 secondi. Allora l'ingegnere che ha fatto l'inceneritore, che questa cosa la sa ovviamente, ogni 2 secondi, ogni 1,5 secondi del tipo di inceneritore, butta su questi filtri uno sbuffo di aria compressa ad altissima pressione, che fa tremare questi filtri. Sono fatti come dei tubi, si chiamano filtri a manica, di solito di stoffa, una stoffa molto costosa. E che cosa succede? Succede che le polveri che sono state catturate dal filtro se ne vanno dal filtro, quindi rientrano in circolo. Quindi questi filtri sono esclusivamente cosmetici, non servono a nulla, servono solo per imbrogliare il popolo bue che ci crede. Ma dal punto è l'ingegnere stesso che lo progetta che sa che non servono a niente, perché ci fa tutto quel meccanismo. Poi ti dicono, ma la temperatura. Perché la temperatura? Perché i vecchi inceneritori producevano molta diossina. Le diossine sono tante, sono più di 70, ma ce n'è una in particolare, che è quella di Seveso. Chi di voi si ricorda ancora Seveso, che è particolarmente tossica e che si forma principalmente tra i 400 e gli 800 gradi. Quindi che cosa dice l'ingegnere? Se io alzo la temperatura, diossine non ne ho più. Non è proprio così, perché si formano lo stesso le diossine, anche per un motivo semplice, perché se io ho anche una temperatura superiore agli 800 gradi, ma prima di buttare fuori questo calore, io devo, chiaramente mi si raffredda tutta questa roba, quindi io attraverso la gamma di temperature 800-400, quindi mi si formano. Però è vero che se ne formano meno di quelle che si formavano un tempo. Purtroppo però, più alta la temperatura, più piccole sono le particelle che vi si formano, quindi più patogene sono. Quindi gli inceneritori moderni producono meno diossina, ma più particelle patogene. Allora, devo scegliere. Inceneritore vecchio, più diossine, meno particelle. Inceneritore nuovo, meno diossine, più particelle. Vogliamo morire impiccati con una corda rossa o con una corda blu? Non mi pare una grossa scelta, però questo è quello che ci dicono. Non ce lo dicono, ma questa è la scelta che ci danno. Quindi anche la storia della temperatura è una bufala incredibile. E allora ecco che l'inceneritore, proprio dal punto di vista scientifico, non si regge. Tant'è vero che, vi dicevo prima, negli Stati Uniti da 20 anni non ne fanno più e smantellano quelli che hanno. Stessa cosa in Germania. Per fortuna, prego. Il nucleare stanno tentando di farlo, ma nessuno lo vuole fare. Non lo fanno negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non hanno più nucleare cioè hanno ancora delle centrali, ma non costruiscono più nucleare, centrali nucleari da molti anni, anche se Obama sta tentando in tutte le maniere di farne costruire. C'è un giro d'affari molto grosso. Nessun imprenditore vuole costruire nucleare per molti motivi. Primo, perché è la fonte energetica più costosa in assoluto, è quella più pericolosa in assoluto, e poi una cosa che nessuno dice: nessuna compagnia di assicurazioni assicura le centrali. Ci sarà un motivo. Le compagnie di assicurazione non sono poi così fesse. Queste centrali sarebbero disposte a pagare dei premi enormi, ma nessuna assicurazione. Pensate, un'assicurazione che avesse coperto Fukushima in Giappone, ma sarebbe saltata per aria subito. Lì è stato un disastro di proporzioni planetarie. Vabbè, comunque, non c'entra questo.
Per fortuna noi abbiamo l'ARPA. Scusi, dottore. No, dopo. No, dopo. Alla fine ci sono, c'è tutto il tempo, io rimango qua fino a mezzanotte. Noi abbiamo tanti enti che si occupano di ambiente, tra cui l'ARPA. Voi avete l'ARPAM, in Lombardia l'ARPAL, ognuno ha la sua, ma l'ultima lettera d'alfabeto è in genere l'iniziale della regione. Bene, l'ARPA è un ente micidiale. Guardate un po', questa è una intervista rilasciata da Vincenzo Pepe 29 novembre 2007, pagina 72 dell'Espresso. Quando ero presidente del consorzio dei rifiuti a Caserta, ho chiesto la tracciabilità della diossina e degli altri inquinanti. Ho subito minacce, mi hanno lasciato solo e mi sono dovuto dimettere. Le ARPA italiane lavorano malissimo, le analisi si contano con il contagocce, il motivo? Sono carrozzoni politici senza alcuna indipendenza scientifica. Pubblicare dati negativi turberebbe il consenso politico e il direttore di turno perderebbe la poltrona. Le ARPA italiane altro non fanno se non falsificare le analisi. Falsificare. Ce n'è un elenco di queste falsificazioni che fa paura. Non solo falsificazioni, ma mancati controlli, ma occhietto chiuso davanti a certe porcherie. L'ultima che è saltata fuori, ma quello che salta fuori è la puntina dell'iceberg, in Basilicata si scopre, ma non certo l'ARPA che doveva controllare, scopre, mi pare le guardie forestali, scoprono che l'inceneritore locale ha inquinato le falde acquifere in maniera irreversibile in pratica dal 2002. L'ARPA non ha mai detto nulla, mai. Sono stati presi due funzionari dell'ARPA e messi agli arresti domiciliari, ma questi, cioè, cosa volete che siano rispetto all'inquinamento di una falda acquifera? Quante patologie avrà causato? Che problemi ci saranno con quella falda che è inutilizzabile? Noi non abbiamo mica tanta acqua, quando a un certo punto brucia, vicino a Treviso, brucia la De Longhi, quelli che fanno il pinguino, no? Bene, brucia il capannone dove si fanno gli imballaggi, plastica. Quando si brucia la plastica si forma diossina, eccetera. Questa è una cosa che tutti i chimici sanno. La zona, per l'immediata periferia di Treviso, si ricopre di una nuvola nera. Questa nuvola nera ricade per terra, tutti neri. Tutti. Immediatamente la gente si preoccupa, ma ci saranno diossine? Subito! Immediatamente interviene l'ARPAV, dove V sta per Veneto. Dice, tranquilli, non ci sono diossine. Bene. A questo punto, primo rilievo chimico. Quando si brucia materiale organico, in questo caso la plastica, in presenza di cloro, e il cloro è ubiquo, lo si trova dappertutto, e soprattutto quando c'è del rame, e lì dentro c'erano tutti i fili elettrici di rame, e il rame serve come catalizzatore, cioè come acceleratore e come facilitatore della reazione chimica, si forma diossina. Sempre. Quindi già dire che non si è formato diossina significa non conoscere la chimica proprio più basilare. Bene. Secondo, per analizzare la diossina occorre un'apparecchiatura che l'ARPAV non aveva. Terzo, se anche si dispone di quell'apparecchiatura, occorrono non meno di 48 ore, ma il tempo tecnico, cioè non per individuare la diossina. Dopo 4-5 ore non è assolutamente possibile dire niente. L'ARPA ha detto una cosa che non poteva dire. In questo modo ha messo in pericolo tutta la gente. Perché, per esempio, se lì c'è una signora in gravidanza, dice, ma io me ne sto qui tranquillamente. Invece un ente cosciente avrebbe detto, cara signora, vada a trovare sua sorella che abita 200 km da qua e stia là finché non si sono chiarite le cose. Invece sono rimasti tutti lì a mangiarsi la diossina.